Con le prime attività della classe prima cominciamo con le prove di scrittura spontanea. Sono importantissime perché permettono all'insegnante di comprendere il livello di partenza di ciascun bambino, quindi fase alfabetica, prealfabetica, sillabica, presillabica, impostare l'attività. Qui vedete, io ho scritto anche la spiegazione del lavoro perché per i genitori che, diciamo così, fossero interessati, possono capire meglio quello che stiamo facendo. Qui abbiamo una prova di ascolto, l'insegnante legge e il bambino colora secondo le indicazioni. Vedete, questa bambina ovviamente è molto brava e l'insegnante grazie a questo capisce la capacità di attenzione, di concentrazione del bambino. Questa è Lina, la nostra maghetta del silenzio. E qui c'è un'altra prova di scrittura spontanea, il bambino stavolta è libero, libero di disegnare e libero di, non è su richiesta, ma di scrivere, disegnare e scrivere quello che preferisce. Oltre alla prova di scrittura spontanea, procediamo con un'altra prova molto importante che è quella della distinzione tra segni alfabetici e non alfabetici. C'è molto utile per i bambini anche non italofoni perché stabilire questi punti di partenza davvero ci permette di capire qual è il livello del bambino e su che cosa possiamo meglio agire, anche a livello fonologico. Qui andiamo a caccia di scritte, qui siamo nel discorso del senso, a che cosa serve la scrittura. Quindi i bambini sul territorio scoprono scritte, le sperimentano, le camminano anche fisicamente, nasce il conflitto cognitivo e quindi si fanno ipotesi, si confrontano prima, durante e dopo e nasce un discorso molto interessante intorno alla scrittura e ovviamente un voto simbolico adeguato a questa classe. Ho proceduto con la lettura di fiabe perché mi piacciono molto. In questo caso da questo abbiamo tratto il lavoro sulla lettera O. Vedete che per le mamme e per i papà che desiderano o possono, io metto un suggerimento. Ovviamente è un suggerimento perché non tutti i bambini hanno la possibilità di avere questa opportunità. Abbiamo ricavato la lettera O e quindi abbiamo lavorato anche a livello manuale con attività di ritaglio, coloritura e incollaggio. E mi ripeto, questa è una bambina, ovviamente si vede che è molto brava. E in questo caso anche le orme dell'orso sono servite per la O e la bambina mi ha chiesto: posso colorarle con la fantasia? E ho detto certo che sì, la fantasia è bellissima. Poi con l'aiuto della bidella e di un po' di compresenza ogni bambino ha lasciato la propria orma come quella dell'orso. E poi qui siamo nel discorso della successione temporale, quindi il bambino individua prima la coda dell'orso c'è e dopo la coda dell'orso non c'è più. Qui abbiamo un discorso di percezione visiva e spaziale e quindi il bambino, grazie all'individuazione di tutti questi oggetti, può riflettere sul fatto che l'orso può essere uno ma possono essere molti e quindi si lavora sul maschile e sul femminile, singolare e plurale, grazie alle vocali O, I, A, E.